Davide, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, più che pensar male vive di illusioni tutto qua. Beh, però almeno ribadisco, non toglieteci il pensiero, non toglieteci il pensiero. Ah, no, ecco, meno male. Allora, torniamo a noi, però è fondamentale anche, e gli italiani lo stanno dimostrando, caro Davide, lo si commentava anche ieri, la capacità di sorridere, di far sorridere, perché in un passaggio così delicato la seriosità naturalmente può portare soltanto ad un aggravarsi della condizione generale proprio dell'animo di chi ci ascolta. Il titolo del Corriere della Sera è virgolettato, perché sono parole del Presidente del Consiglio: uniti è il periodo più a rischio. A parlare è Giuseppe Conte. Meno male, Davide, che l'ha fatto, perché l'altro ieri si era assistito ad una polemica a mezzo conferenze stampa veramente intollerabile. E nel frattempo stop a tasse e contributi, sostegno da 600 euro agli autonomi, la cassa integrazione verrà estesa praticamente a tutte le aziende, anche sotto i 5 dipendenti. Il problema però, caro Davide, è che stiamo parlando ancora di previsioni, perché il Consiglio dei Ministri è in programma per oggi, ore 9 del 16 marzo, giorno di scadenza fiscale. Sì, allora, intanto la sostanza sono quelle anticipazioni che ci sono, perché il decreto ovviamente non l'ho letto io, non l'ho letto tu, non l'ha letto nessuno, perché non c'è ancora il decreto, però lo stesso Ministro dell'Economia ieri ne ha anticipato autorevolmente alcuni dei contenuti. Sono un valore di circa 25 miliardi di alleggerimenti e rinvii di pagamenti e trasferimenti di denaro. Titola il giornale: arrivano i soldi. Trovo sulla Verità un'intervista a Giulio Tremonti: non può essere l'UE a darci il permesso di usare i nostri soldi. Ricordo un Giulio Tremonti difensore delle regole del patto di stabilità quando era ministro dell'economia. Vorrei che noi tutti ci ricordassimo che in quel decreto che verrà approvato più tardi, oltre agli stanziamenti, c'è anche l'autorizzazione, ovviamente, all'emissione di titoli del debito pubblico per 25 miliardi. Professor Tremonti, diciamo, deve farci la grazia di essere, di ricordare anche che quei soldi, chiaro che li usiamo come ci pare a noi, tutti li usano come gli pare al governo nazionale. Il problema è che sono soldi che prendi in prestito. Il decreto contiene la richiesta di prestito, tu stai chiedendo soldi al mercato e il mercato crea un prezzo per quei soldi che tu chiedi in prestito, e quel prezzo oggi è particolarmente basso perché esiste la copertura della Banca Centrale Europea e della moneta unica. Vorrei che, no, perché se uno sembra che tutti quei che i soldi si trovano sui campi, non si trovano sui campi, vengono prestati, ed è quello stesso identico decreto. Detto ciò, naturalmente le misure che sono contenute a me sembrano, almeno quelle anticipate, ragionevoli. Perché arriva il decreto questa mattina? Oggi si sarebbe dovuto pagare l'IVA. Arriva questa mattina intanto per una serie di complicazioni. Il testo non è facile, adesso non facciamola noi sbrigativa. Il testo non ha delle sue complicazioni, ma in questi giorni in cui abbiamo segnalato un po' di buona letteratura, oltre alla letteratura, diciamo così, esiste anche la saggistica. È disponibile, appena pubblicato da Feltrinelli, un libro interessante scritto da un anonimo che si intitola Io sono il potere, e racconta come funziona la creazione delle leggi, come funziona la scrittura di un decreto come quello di oggi, che viene fatto da quelli che nel libro chiama i cabinettisti, cioè essenzialmente quelli che sanno come si fa. Naturalmente il potere di quelli che sanno come si fa finisce con l'essere in qualche volta prevaricante. C'è una cosa rispetto agli altri, alla politica, ma c'è una cosa interessante in quelle pagine, è che l'autore anonimo dice: però quando c'era Giuliano Amato noi non potevamo farlo. Dice: perché non potevate? Non avevamo il nostro potere, perché Giuliano Amato sapeva fare il ministro, sapeva fare il capo di gabinetto, sapeva fare il capo dell'ufficio legislativo, sapeva fare una serie di altre cose, cioè della serie. Se lì c'è qualcuno che sa come si fa, ovviamente i cabinettisti, e quindi l'intera macchina di costruzione del decreto, funziona in maniera diversa e forse migliore. Ma che sia un'indicazione, insomma, anche, diciamo, per le scelte di ciascuno. In corso a Santa Marta la consueta messa quotidiana del Santo Padre, che si è lasciato andare
ad un'invocazione, dice il Signore aiuti a scoprire nuovi modi di convivenza, occasione per ritrovare affetti, che i rapporti fioriscano sempre per il bene. Ieri il Santo Padre si è reso protagonista di una camminata solitaria nel cuore di Roma deserta, così titola il quotidiano La Stampa di Torino questa mattina. Davide, a te il commento. Ma sì, quello che fa notizia, soprattutto fa fotonotizia, e Bergoglio che cammina a piedi, tra l'altro in via Frattina, cioè una delle vie più eleganti d'Italia e quindi del mondo. In realtà, diciamo così, non è che sia andato a fare una passeggiata, se no peraltro questa fotonotizia finisce con l'essere contraria a tutto quello che si racconta alla gente. In realtà il capo della Chiesa Cattolica era andato a pregare in due chiese, anziché spostarsi in macchina da una parte all'altra ha deciso di spostarsi a piedi, come era assolutamente ragionevole che sia. Quindi ovviamente, essendo il capo della cattolicità, in un momento di difficoltà prega ed è giusto che lo faccia. Questa comunque suona in qualche modo solidarietà con gli altri. Molto bella la fotonotizia che trovate dentro La Stampa a pagina 12, ma insomma ci sta anche in altri giornali, che è il muro di Gerusalemme, che, sul quale è proiettata la bandiera italiana e la scritta Italia, italiani siamo con voi. Questa solidarietà esiste nel mondo e convivono due cose che bisogna imparare a far convivere. Da una parte è evidente che il contagio non se ne strafrega dei confini, è un problema certamente globale, certamente internazionale, e supporre che questa o quella soluzione nazionale sia risolutiva, vuoi chiudere tutto, vuoi lasciare tutto aperto, è sciocco, è puerile, non sta né in cielo né in terra. E dall'altra parte, contemporaneamente, un po' ovunque cresce l'orgoglio nazionale, l'orgoglio di popolazione, di entità, che dice resisteremo a questa cosa. Questi due sentimenti non sono contraddittori, devono convivere, perché è giusto così. Io sono orgoglioso di essere italiano e so che la soluzione di questa cosa, anche dal punto di vista economico, se volete ne parleremo, ha a che vedere con scelte internazionali, ma questo non toglie nulla al mio orgoglio. Quello che è importante è fare informazione correttamente. Oggi trovo su tutti i giornali questa cosa: Austria e Germania si blindano, l'Europa torna ai vecchi confini, finisce Schengen. Poi però, se fate un po' più di fatica, trovate la dichiarazione del presidente della regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che blocca tutti i valichi. Il divieto vale dei trafori, ma è esteso anche ai raccordi autostradali che collegano il resto d'Italia. Cioè Testolin pensa di avere chiuso la Valle d'Aosta. Oh, io non posso andare a Milano, non è che non posso andare ad Aosta o a Berlino, non posso andare a Milano. Ma voi credete sul serio che per tutta la vita io non potrò muovermi da Roma per andare a Milano, o dovrò portarmi dietro un documento che stabilisca perché sto andando a Milano? Questa roba finisce, è evidente che finisce. Cerchiamo di non seppellirci dentro anche il rapporto tra Roma e Milano, perché insomma sarebbe è come l'ortolano tra Roma e Milano, tra Roma e Parigi, tra Roma e Madrid, tra Roma e Berlino, tra Roma e Londra e così via. Cerchiamo di dare informazioni, questa cosa che ciascuno deve essere protagonista di un allarme che dice che tutti gli altri deve convivere l'orgoglio nazionale con la necessità del coordinamento internazionale. Davide, una manciata di secondi, magari facciamo una prima parte, poi decidi tu se procedere alla seconda. Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, che fa una sorta di speciale coronavirus con tutte le ipotesi. Al momento, come dicevamo, il decreto non c'è, insomma, su quello che accadrà tra breve, tra sanità, tasse, lavoro, mutui, eccetera. E poi c'è la Fed, che ha deciso di tagliare, scrive il Sole 24 Ore a sorpresa, i tassi. Quindi l'allarme, insomma, diciamo che è globale, c'è anche dall'altra parte dell'oceano. Certamente la Federal Reserve fa quello che la Banca Centrale Europea aveva già fatto, perché praticamente scende a 0,25, che è il tasso che è praticato già da prima, dall'epoca Draghi, dalla Banca Centrale Europea, mette a disposizione della liquidità. Ma ieri Panetta, proprio sul Corriere della Sera, ricordava che ci sono 3.000 miliardi di liquidità messe a disposizione dalla Banca Centrale Europea. Saranno pochi, saranno tanti, intanto si usino quelli. Qualcuno fa osservare, anche tra i nostri ascoltatori, ho ricevuto messaggi dicendo: perché l'Italia 25 miliardi e la Germania 550? Vi sembra giusto? No, 25 miliardi sono di spesa, 550 della Germania sono prestiti, non sono spesa, sono prestiti fatti alle aziende.
noi possiamo usare quei 3.000, non tutti noi ovviamente sono ripartiti all'interno dell'Unione, ma possiamo usare quei 3.000 se c'è un problema di credito alle aziende. Insomma, il mondo si allinea, almeno una grande parte del mondo si allinea alla necessità di far fronte a quella che sarà una recessione, inutile che ci si giri attorno, e che avrà le sue conseguenze. Buona mattinata a tutti Italia, buongiorno, buona sveglia, buon lavoro ai tantissimi che lavoreranno da casa, un buon lavoro speciale a chi comunque va al lavoro, e sono i tanti italiani che permettono al paese di fornire quei servizi realmente essenziali, e quanto ce ne stiamo rendendo conto in queste ore, quante cose abbiamo dato per scontate per anni e anni, insomma una dura lezione, ma una lezione che avrà indiscutibilmente anche degli aspetti positivi. Con Davide Giacalone parlavamo prima dell'immagine delle immagini, quella di ieri, il Papa che passeggia da solo per le vie di Roma, ma ci sono 10, 1000, 100.000 immagini di straordinaria forza, e sono, Davide, quelle di ieri sera alle 21, quando le torce, quasi sempre dei telefonini, ma c'è chi ha usato una candela, chi una pila, una torcia elettrica, insomma una luce, è veramente stato impressionante, perché ciascuno di noi ha avuto la piccola testimonianza dello spicchio di vita del proprio quartiere. Però è bastato poi dare un'occhiata a Instagram o Twitter nel giro di 30 minuti. L'Italia è illuminata da quelle torce, e poi c'era chi cantava, c'era chi urlava per sfogare un po' di stress, c'erano i bambini che si sono divertiti. Un'immagine di grandissima forza, durata 30, 40 secondi, 50 secondi, una pausa nelle attività comunque rallentate di ieri domenica sera. Un momento da ricordare, Davide. C'è alcun dubbio, vedete, qualche volta ci fa arrabbiare questa anima anarco-disfattista che qualche volta, diciamo, prende gli italiani, e commettiamo noi stessi, io stesso, l'errore di guardare a quella modalità espressiva come se fosse l'unica. In realtà basta niente, basta un niente, basta fermarsi un attimo, essere costretti a fermarsi un attimo, e riemerge quello che è assolutamente ovvio, cioè uno straordinario bisogno di comunità, che quelle manifestazioni lì, il balcone delle 18, la torcia delle 21, sono richieste, sono necessità di comunità, come è, ripeto, totalmente ovvio, però è bene ricordarselo. Così come del resto, anche nel mondo delle battute, per esempio ne ricevevo ieri una che diceva: ho sognato di essere 2 ore bloccato sul raccordo anulare, è stato bellissimo. Come dire, anche le cose che ci danno fastidio, il soffollamento, il caos, i rumori, il traffico, quanto è bello il mondo nel quale viviamo, quanto è straordinariamente bello, quanto è bello camminare per strada e magari c'è il buttadentro del ristorante che cerca di illustrarti il menù e che lì per lì forse anche ti infastidisce un poco, perché adesso ne senti la nostalgia, cioè, perché deve riaprire. Il mondo nel quale viviamo è un mondo che così bello in realtà non è mai stato, non è mai stato così libero, non è mai stato così ricco nelle offerte. Un qualsiasi punto della grande distribuzione organizzata è un trionfo di ricchezza rispetto alle botteghe del passato, che pure avevano una storia, i vicoli, le piccoli centri italiani. Tutto questo magari scriviamocelo in questi giorni, uno si fa il nodo al fazzoletto, come si faceva una volta, così poi dopo, quando riprenderemo a vivere normalmente, e quindi giustamente nuovamente a lamentarci di tutto, magari uno se lo ricorda che può essere utile per tirare avanti. Senti Davide, mentre parliamo le agenzie di stampa battono la notizia che Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, nominato consulente del presidente della Regione Lombardia Fontana per il coronavirus, è giunto poco fa all'aeroporto di Fiumicino con un volo all'Italia proveniente da Johannesburg. Tra poco ovviamente il suo viaggio proseguirà verso Milano. Qual è il valore aggiunto che porterà? Allora, Guido Bertolaso, io, diciamo così, anche suscitando qualche critico, ho tessuto le lodi ancora qualche ora fa qui su RTL. Naturalmente è una cosa profondamente diversa, è commissario a qualche cosa e consulente della Regione Lombardia. Guido Bertolaso ha il senso dello Stato e quindi credo che eserciterà quel ruolo, che poi insomma, non è che prenda decisione, è consulente di, senza soffiare sulla fiamma delle differenze operative e di opinioni che ci possono essere e che ci devono essere fra istituzioni e livelli diversi decisionali. È stato un riconoscimento per lui, per la sua capacità, per le cose buone che ha fatto, per le polemiche, per i procedimenti penali che ha subito, dal quale è stato assolto.
però non è il commissario a questa emergenza. Si può discutere se sia giusto o sbagliato, ma non è il commissario a questa emergenza, non lo è neanche per la Lombardia, perché la Lombardia non è un pezzo separato d'Italia. Almeno questo, diciamo così, di questo aspetto del regionalismo, forse questa roba del virus lo ha chiarito abbastanza bene. Prendiamoci sempre il buono e chiudiamo così. C'è un tuo amico, l'avvocato Benedetto, che ieri a Milano ha sparato a tutto volume "Nessun dorma", te lo volevo segnalare, e ha riscosso grande successo. Spero non di notte, se no alle 21 dormire sul serio. Nessun dorma, alle 21 lui è andato di "Nessun dorma", ha funzionato. Grazie Davide, a domani. Grazie a voi, buona radio a tutti.